Rajah Bianco raduna un esercito di galeotti, ma Sandokan e Yanez si infiltrano in un carcere dei mari del sud e gli mandano a Montepiani. Nazim rapisce Marianna. Lo scontro si sposta sull'isola del diavolo. L'isola del diavolo. Dove sono? Ben svegliata, cara. Nazima, ma cosa? Niente di grave. Stai solo per morire. Maledetta, non mi fai paura. Devo solo decidere se offrire il tuo cuore a Khalid oppure spedirlo in dono al tuo sangue. Se non fossi legata, saprei io come risponderti. Ma... questa è la mia isola e sono io che decido come e quando uccidere i prigionieri. Come osi interferire nei miei piani? Io ho liberato te e tu hai catturato Marianna. Ora siamo pari. Bella coppia di serpenti questi due. Liberala subito o ci sarà una pallottola anche per te. Povero illuso. Il mio potere è immenso e nulla potrà fermarmi. Io non ci giurerei, Nazima. Hai perso la partita. Andiamo, Marianna. Ci rivedremo, piccola stupida, e ti ucciderò quando meno te lo aspetterai. Quel pennuto lo conosco. E se lui è qui, sicuramente il suo padrone non sarà lontano. Peccato che Sir Morelan non sia riuscito a seguirci, come era nei nostri piani. Porta l'acqua! Shhh. Arriva! Guarda! Fratellino, guarda! L'isola del diavolo! Questo posto fa davvero onore al suo nome. Un passaggio nascosto. Ma qui c'è una flotta vera e propria, fratellino. Ecco dove il Rajah Bianco nasconde le navi sottratte agli inglesi e ai mercanti di passaggio. Un covo invidiabile. Nessuno da fuori ne sospetterebbe l'esistenza. Dunque le navi sono tornate. Solo una. Cos'è successo all'altra? Dove essere tutti gli altri compagni, Kinkoa? Siete dei buoni a nulla! Che fine ha fatto l'altra nave? Non è stata colpa mia. Un dannato malese ci ha traditi. Dov'è la nave? Distrutta dai cannoni inglesi. Branco di incapaci! Se non avessi bisogno di uomini, vi ammazzerei tutti. Portale via, uscitora! Sparite! Venite con me voi! Andiamo, svegli! Questa fortezza è un labirinto. Se Sandokan venisse a liberarmi non mi troverebbe mai. Devo fuggire di qui. Il vostro pranzo, signorina Marianna. Portatelo via, non lo voglio! Anzi no, aspettate! Poggiatelo pure lì. E chi riesce a capirle, le donne? D'ora in poi questa sarà la vostra casa. Qui lavorerete, mangerete, vi laverete e dormirete, chiaro? Ma chi si crede di essere il Rajah Bianco? L'imperatore Nerone? No chiacchiere! In riga! Voi sono feccia umana, assassini, ladri, delinquenti della peggiore specie. Ma Rajah Bianco vuole suo esercito. E voi dovete diventare invincibili soldati. O cadaveri. Sicuramente Marianne è là dentro.
Il difficile sarà entrare. Hai problema tu? Io no. No, signore, tu di. No, signore. Io non sentito. No, signore. Più forte. No, signore. Tua faccia non nuova, baffo nero. Tu ricorda me qualcuno. Ah. Tu no, signore. Io te segnato, baffo nero. Sandokan è qui. Lo so, lo sento. Va e trovalo. E quando verrà il momento, dovrà vedersela con i tuoi artigli, amica mia. Vedo che i miei ordini sono stati eseguiti e che hai gradito il mio pranzo, giusto? Quando ti parlo, voglio una risposta. Eccolo! Lasciami in spiaggia! Ingrata! Questo è il ringraziamento per averti salvato la vita. D'ora in poi resterai a pane e acqua. Voglio vederti strisciare ai miei piedi e chiedere perdono. Più svelto, baffo nero! Più svelto! Ordini del Raja Bianco! Basta per il momento, tutti in riga! Servono due uomini. Il migliore di tutti monterà la guardia nella fortezza. Il peggiore farà lo sguattero in cucina. Sceglieteli al più presto. Testa o croce, fratellino? Testa. Muoversi, pelandroni, iniziano prove! Via! Tu invece, schifezza mai vista, in cucina! Ah, la prigioniera è qui. Queste sono le chiavi. Al primo sospetto, non esitare, entra. Qualcuno potrebbe cercare di ucciderla. Farò buona guardia, ve l'assicuro. Non ho mai visto tanti piatti in vita mia. Ora tu pulire tutto, svelto! E quando finito lavare pavimenti, fare ordine, asciugare bicchiere, pelare patate, io torno e controlla. Non c'è proprio niente da ridere, Paco. Chi sarà a quest'ora?
Chi siete? Che volete? Shh. Come osate? Uscite subito dalla mia stanza! Marianna, sono io! Santo cazzo! Temevo ti avessero uccisa! E io non speravo più di rivederti! Finalmente ti ho trovata, Marianna, e ti porterò via. Ma lo sai che con i baffi sei niente male? Ora cerchiamo di uscire di qui. Non sarà facile. Ce la faremo, Sandokan, ne sono sicura. Ma dov'è Yanaz? Paco! Paco, dove sei finito? È inutile che ti nascondi, scansa fatiche! Noi finito lavoro in vostro appartamento. Ah, sei qui tu. Zitto! Venite a vedere, Raja Bianco. Andiamo anche noi a dare un'occhiata. C'è nessuno? Dovrei fare le pulizie. Si può entrare? C'è nessuno? Ma dove sono finiti? Eppure non possono essere svaniti nel nulla. Paco, basta, che stai facendo? Ma sei impazzito? Vuoi che ci scopri? Ottima idea quella del passaggio segreto. Sarà un'ottima via di fuga in caso di attacco. Guarda, uscitore. Le mie conchiglie sono in disordine. Impossibile che è entrato qualcuno. Comunque io controlla. Da quella parte nessuno. Qui nemmeno. Nessuno. Saranno stati quei pelandroni delle pulizie. Andiamo. Abbiamo scampata bella. I miei complimenti, Yanez. Devo dire che hai un vero talento per le pulizie. Sta attento a quello che dici, fratellino, o laverò anche il tuo sporco muso. Hai trovato Marianna, piuttosto? Sì, è segregata in una stanza della fortezza. E tu hai novità? Nell'appartamento del Raja Bianco c'è un passaggio segreto che conduce fuori. Bisognerebbe trovare il modo per approfittarne. Forse ho un'idea. Tu che ne diresti di una bella cenetta al lume di candela? Ma ti sembra il momento, eh? Hai sentito? Il pipistrello di Nazim. Sì, è venuto a spiarci. Catturiamolo. Non lasciamocelo scappare o ci scoprirà. Preso! Bel colpo, Yanez. Riguardo a quella cenetta, credo di avere un'idea. Bene, ora bisogna informare Marianna del nostro piano. Va, fratellino. Mi occupo io di lui. Che c'è, Mati? È di Marianna. La piccola ribelle vuole farsi perdonare. Preparerà uno speciale piatto del Kiltar per cenare insieme nel mio appartamento. Vai, predisponi che tutto vada secondo i suoi desideri. Sapevo che avrebbe ceduto. Ma che sta succedendo? Sono lieto di averti qui, Marianna. E soprattutto che tu abbia capito chi è il più forte. Già, però adesso è arrivato il momento di assaggiare la pietanza che ho preparato per voi, Raja Bianco. Giusto. Avanti! Ai vostri ordini, padrone. Servite pure la pietanza. Sono proprio curioso di scoprire di cosa si tratta. Prego. A voi l'onore, padrone. Sento già un profumino delizioso. Non capisco. Che diavolo sta succedendo? Esigo una spiegazione, Marianna! Eccola! Ma tu, non può essere che... Sandokan! Sorpresa! Specialità del Kiltar! Pazzi! Non avete via di scampo! Sta zitto!
Maledetto Sandokan! Sapevo che era sull'isola! Vai, tocca a te! Distruggi! Avanti, ora apri il passaggio segreto. Questa la pagherai cara, Marianna. Obbedisci. E niente scherzi, intesi? Mi vendicherò, maledetti. Mi vendicherò. Andiamo, presto. Prima devo fare una cosa. Voglio vedere il vero volto di questa canaglia. No! Attento, fratellino! Uomini, a me! Muori! Diavolo! Resisti, Sandokan! Lascialo, maledetta! Fatti sotto, bestiaccia! Coraggio, Ben! Attacca! Presto arriverà la tua ora, Sandokan! Sverti! Prendeteli! Andate! Penserò io a trattenerli! Non fateli scappare, imbecilli! So io come fermare quei maledetti! Presto! Ce l'abbiamo quasi fatta! È inutile! È troppo pesante! Marianna! Presto, scappa! E voi? Vai! Sei la nostra unica speranza! Ci rivedremo, amici! Ma dove sono finiti? Forse loro volati via! Non esattamente! Eccolo qui! Addosso! Dobbiamo tornare indietro! Per fortuna, una barca! Finiscono mai! Forza! Dobbiamo arrivare in cima a queste maledette scale! Andiamo! Yanez! Ce l'abbiamo quasi fatta! Ti stavo aspettando, maledetto Sandokan! Cominciamo giusto a riscaldarmi! Fatemi sotto! Arriva, Yanez!
Siamo fritti, fratellino! Non hai visto che è stato il pipistrello di Nazima? Il fuoco è solo un'illusione. Beh, le illusioni non bruciano, dannazione! Il fuoco è nella nostra mente. Chiudi gli occhi, Yanez. Dalla brace alla padella. Oh no, ancora quel dannato uccellaccio! Vieni qui! Stupido, incapace. E va bene, Marianna. Te la sei voluta. Kenkoa, allerta i cannonieri. Ce l'ho fatta. Insiamo la vela. È la fine. La vostra fine è segnata ormai. Non è ancora detta l'ultima parola, Farabut. Finalmente sei riuscito a catturarli. Ammetto che il tuo aiuto è stato utile. Ma ti sei lasciato scappare ancora una volta quella vipera di Marianna. La barca della prigioniera è stata colpita e affondata, signore. Come vedi, anch'io so essere spietato, Nazima. Ora nessuno rivelerà dove si trova il mio corpo. Anche se non volevo che Marianna morisse. Sei un dannato assassino! E adesso tocca a voi. Uomo in mare! Anzi no, donna in mare! Cos'è accaduto, signore? Devo raggiungere immediatamente la guarnigione inglese più vicina. Ma noi non possiamo. Vi prego, è una questione di vita o di morte.